thank you Tanta faiga e soldi miga. Sentite cari amici di Telerarda con quale titolo di un libro che voglio presentare oggi, oggi vi accolgo. Eh? Ripeto, tanta faiga e soldi miga. Ecco, mi sarebbe piaciuto dirvi poca fatiga e soldi tanti, ma il libro è intitolato così. Tanta faiga, cioè tanta fatiga e soldi miga. È un libro molto interessante, guardate veramente, perché è stato scritto fra l'altro dagli studenti e dai ragazzi, certamente sotto la, la, la direzione, eh, con il coordinamento di una maestra, però è un libro interessante che mi dà la possibilità di affrontare eh, così l'esame del dialetto ledrense, perché questo è un libro che è stato stampato, intanto pensato un po' nel 1983, durante l'anno scolastico 1981-82, è stato stampato da gli alunni della classe quinta elementare di Bezecca e adesso vi dico questi studenti che qui sono scritti in ordine alfabetico classico cognome e nome io invece preferisco sempre prima il nome per personalizzare meglio con il nome questi studenti che oggi sicuramente hanno superato i 40 anni eccetera sarebbe interessante sentire cosa ha significato per loro questa ricerca sul piano umano allora Fabrizio Cellana Andrea Cis Lara Cis, Luca Collotta, Michele Gigli, Alessandro Giovanetti, Sabina Turini, Michele Zamboni e Nicola Zamboni. La maestra è Sandra Cis-Ferrari, quindi vi ho già detto, siamo a Bezzecca, siamo in una classe quinta elementare e parliamo di ben 33 anni fa, insomma. 33-34 anni fa, quindi è passato un bel po' di tempo, quindi parliamo di studenti di ragazzi che oggi hanno più di 40 anni. È un libro veramente interessante e non potevo non presentarlo. Intanto, appunto, avevo detto che sono questi gli studenti pochi, ma validi, tanto da produrre questo libro che è stato realizzato grazie al contributo della Cassa Rurale di Bezzecca. In occasione, pensate un po' dell'ottantesimo di fondazione, 1903-1983. E vi dico subito che, subito nelle pagine iniziali, c'è un, una bella poesia dei bei versi della stessa maestra dedicati, questi versi, ai carinoni e bisnoni. Ecco, vi leggo solo alcuni versi e attenzione perché qui c'è un problema, Voi ho detto che è il dialetto ledrense, quindi eh, ci sono alcune annotazioni da fare. Perché, per esempio, eh, nel dialetto ledrense spesso mancano le lettere M e N. Comunque, Iadit desi denac al sior curat, a anosem brassadel pociandellat. Pernare in noge ne gei ne tep, roba da siori, get che ga botep per ei le a sé volesse be alla bona, magari sotto i oc della Madonna, che la ghetè all'onor della famea. Adesso devo spiegarvele perché naturalmente voi vedrete in l'impressione, quindi. Si riferisce ai nonni, e ai bisnonni. Hanno detto di sì davanti de al signor curato, al prete. A nozze, durante le nozze. Un semplice brassadello, una semplice ciambella, pocian del latte. Intinta questa ciambella nel latte. Per nare in viaggio, per in, viazzo, in viaggio, di nozze, non ne ghei, ne tep, non ci sono né soldi, né tempo, vedete, tep, non temp, manca la m. Roba da siori, roba da signori, zed che ga botep. Gente che ha buon tempo, come si dice. Per loro è sufficiente volersi bene, alla buona, alla buona. Magari sotto gli occhi della suocera. Che la ghettè ha della famiglia, tiene all'onore della famiglia. Sentite un po' com'è questo dialetto ledrense. Purtroppo Telegarda non viene vista in Val di Ledro, ma so che il nostro editore fra poco, beh intanto queste puntate vanno comunque su internet, quindi chi vuole vederle le può vedere queste puntate, ma so che fra poco sarà possibile anche collegarsi direttamente tramite internet appunto alla televisione e vedere proprio le puntate quando vengono trasmesse durante la settimana. Ecco, se voi notate, vi faccio notare de Desi Denach, quindi con, vedete sempre il testo eh, sul televisore, sul teleschermo, questo Denach, denac, vedete quella C con questo segnetto sotto, non è un errore di stampa o un segno, che un po' di inchiostro che la stampante ha buttato, no, no, si chiama cediglia e molti autori usano questa cediglia sotto la C, dico C, proprio per indicare che la C va letta col suono dolce, non denac, denac, dinanzi, Nac. e poi mi pare che ce n'è un'altra, per nare in viac, la stessa cosa, vedete la cediglia sotto l'altra C, ioc, stessa cosa, ecco, come vi ho detto prima, vedete che spesso la M sparisce, temp, non c'è la M, c'è tep, botep, bontemp, bon questo è il dialetto ledrense, un po' complicato, ma adesso, dopo l'introduzione appunto della maestra eh, dedicata a questa introduzione ai nonni e ai bisnonni, letti e gli alunni che hanno prodotto questa ricerca, detto che è stata prodotta grazie alla Cassa Ura di Bezzeca, andiamo adesso a vedere com'è impostato questo libro. Ed è interessantissimo perché pensate che sono indicati tutti i misteri della volta. I misteri vecchi, quelli di cui parlo spesso con la bice, la bice Carmelini failo, la Fabi, eh, tanto per dire. E incominciamo col Borer, che è il Borer, quello che va a tagliare le bore, cioè quello che va a tagliare le piante, gli abeti, i larici, che poi vengono portati, ed ecco qua, col caraor, cioè col carrettiere, vengono portati, e quindi il caraor, vengono portati alla sega cioè a questo luogo dove c'è una sega mossa dall'acqua che taglia questi tronchi in assi dove lavora il segot. Il segot è chiaramente la persona che lavora in questa sega, in questa segheria. Poi questo legname dove finisce? Finisce al marangò. Il marangò è il marangom, il falegname. E quindi vi, fa, vi, vi dico che ognuno di questi mestieri è illustrato con foto ma interessantissimo anche con i disegni degli attrezzi di una volta con i rispettivi nomi, per esempio il marangoccio è scritto il martel il trappen, il seghet en ponta, il morset il seghet, il scaiarol, la piola, la sega, la squadra il mazzot, la tenaia il voltì, la sgorbia, la lima la raspa, il scarpell, il cortel. pensate il paravide Pensate un po' quanto è illustrato bene questo libro. Ma andiamo avanti. Troviamo il carbonaire, quello che produce il carbone grazie alla legna. Andiamo avanti. Ecco, le, ecco, le un termine così strano, è colui che taglia i sassi, prende le pietre, le squadra e forma i sassi che poi servono per costruire. Ma andiamo avanti. E il calcherot, quello che produce la calce, quello che costruisce appunto la calchera dove viene cotta la calce, ma andiamo avanti, la ca, la casa fatta dal, dai, dai murer, cioè dai muratori, dai manuai, cioè dai manovali e quindi anche qui tutti gli attrezzi disegnati con i loro rispettivi nomi, interessantissimo veramente. Questo è un libro che andrebbe dato a tutti i bambini di oggi per capire il lavoro di una volta e appunto gli attrezzi di una volta. Poi i quarei, cioè le piastrelle, il mastec, la malta, i cogoi o cogoi sono i sassi del selciato e il focolare, ecco, il focolare e qui ci sono delle bellissime foto del focolare con tutti gli arnesi. Andiamo avanti. I mestieri della CA, cioè i lavori che si fanno in casa. E si parla per esempio della lissiva. La lissiva, questa è interessante: no? sulla caldera si boiva acqua e cender per due ore. Questa era la lissiva. La lissiva era formata da acqua e cenere, con la quale che si usava appunto per lavare i panni. La lissiva. Andiamo avanti: anche qui naturalmente i disegni. I tessadri, coloro che tessevano con i telai bellissime foto di telai di una volta, gli abici, cioè gli abiti costruiti spesso in casa, e le tirache, le braghe da popolo con la patuela, il crozat da omen, il gonel da dona, la resta attraversa, il corpet. E andiamo avanti, poi ci sono anche foto di bambini di una volta vestiti in un certo modo, le donne con i vestiti di una volta. Il Sartor, quindi il Sarto, anche qua la Forbes, Luciarol, Lucia, il Deal, il Roquel, la Sopressa, la Stagia, la macchina da Cosir, la Cesora, Estopac. Andiamo avanti. Il Cagliere, il calzolaio, ne abbiamo parlato anche con la bice qualche tempo fa. Il Ferrer, il Fabbro, e andiamo avanti. I ceoaroi, coloro che costruivano col ferro le broche che poi venivano infisse sotto le, le, le sgalmere, sotto le scarpe per non scivolare. Drialfe, al fe, questo è interessantissimo. Drei, dietro al fieno, cioè la fienagione, con tutti anche quali strumenti, il broz impressionante questo libro. Impressionante. In da stala, nella stalla, quindi l'allevamento del bestiame. E quindi il caser, colui che produceva i latticini, il formaggio, il burro, il cavrer, il capraio, en dei cap, nei campi, vedete, non c'è en del camp, come diciamo noi con la M, no, la M sparisce, en dei cap, cioè sono molto risparmiosi, quelli del dilettro, risparmio di vetro, risparmiano le lettere, nei campi. Eh, quello che si fece nei campi, anche qua c'è l'herpes, la forcola, le sape, il, poi il piof, la gerla, la, la vanga, tutti gli attrezzi. E naturalmente bellissime foto di una volta. Veramente hanno fatto una ricerca questi bambini, questi ragazzi della quinta elementare di Berezecca, impressionante. E il Molì, quindi il molino con le macine vedete, di pietra. La, e poi la scola eh la scuola, eh, naturalmente siamo alla fine e vi dico che alla fine c'è un bellissimo eh, ingiallito ormai dal tempo è un vocabolarietto intitolato Termini Dialettali ci sono su, tutte le parole dialettali che sono presenti in questo libro la scuola, e eh beh questo ve lo devo leggere perché è troppo bello i pitei ecco spero di rispettare gli accenti e c'è una certa pronuncia dei ledrensi che purtroppo il dialetto ledrense non è che sia molto ben conosciuto da menso, ma comunque i pitei i veniva a scuola coi zoccoi i legno ed invern con le sgalbere o i scarponi cioè quindi gli scarponi coi chiodi i fava gazer del diavolo quando i camminava ma i banchi delenni fissi li inserava ben pulito quindi stavano ben chiusi dentro e quindi non si muovevano più Iera era visti a qualche maniera, braghe dell'agnol, pezzae, una camisa de fustani per i masci, la c, mi raccomando avete visto la cediglia, vestone larghe, una maia in attraversa con le tirache per le pitele, per le putele, cioè noi diciamo, per le per ragazze. Le teste fine però, le ghiera anche allora, le ghiera anche allora. I pochi libri che Ghera li sava quasi a memoria, perché l era l'unico modo di conoscere e imparare. Non era la televisione che imbriagava gli occhi, le figure e il co delle notizie e delle storie, il co, il capo, la testa. Ma Ghera ha le grappe, le grappe dure, le teste dure. Quei li bociava senza tante storie, ecco, senza tate senza tante, risparmiano l'enne, senza tante storie, e magari nava fo' de scolan seconda o terza. E in prima i fava aste quasi tutt'lam, le serviva imparare a scrivere con de na bella calligrafia. La disciplina l'era dura, i pitei che cacerava o fava vergotta la reversa i ciapava le sardele su le ma' O di noc drea la lavagna, finché i gheviniva morei. Se fava scuola la doma, e acal dopo disnar, e i piazzaroi che restavan castigo, e il maestro linciavavan classe, da mèzdi alle due, senza disnar. Ma i giugava aca, vedete, anca, risparmio nelle, come i pitei de ogni, tep, de ogni tempo. abibonera, sentite i giochi di una volta, alla corda alla settimana. Allora Noghera l'asfalto intera i fava busate per giugare alle balote come adesso giuga le figurine. Vinceva quel che indoinava le buse più lontane. Il maestro era una persona importante del paese. H. se l'era Poaret. L'era men Poaret. De altri poveri quindi era meno povero di altri poveri il maestro ecco e questa è la scuola che conclude praticamente questo bel libro con una bella foto della classe di una volta il partazzoldat in cioè dei banchi. e avanti questo che ho già letto prima sembravano proprio chiusi nei banchi altrimenti facevano un gran chiasso con le scarpe in cioè, cioè chiodate bene questo libro del 1983 veramente mi ha, ha riempito il cuore perché a parte che mi fa ritornare ai tempi di quando anch'io ero insegnante, ma veramente è un libro fatto bene, di una bellezza veramente eh, impensabile per dei ragazzi di, della quinta elementare di Bezzecca, grazie anche alla, alla maestra Sandra Cis Ferrari. Sarebbe interessante sentire che fino a fatto questi ragazzi si hanno fatto strada e sicuramente con questa formazione hanno saputo poi imporsi nella vita. Ecco, mi pare che, esatto, questa volta non, non uso il vocabolarietto perché penso di avervi già detto tantissime parole da dettaglio, anche se le trenzi. Purtroppo so che in Val di Ledro non seguono questa trasmissione, mi auguro che in qualche modo questa trasmissione arrivi anche nella Val di Ledro e spero che questa trasmissione sia vista magari da qualcuno di questi studenti che in questo modo avrà visto, apprezzato il loro lavoro, il, il proprio lavoro e così anche la maestra, che ringrazio appunto per avermi dato la possibilità di conoscere tante cose caratteristiche della Val di Ledro, ma che poi sono tante cose caratteristiche della vita della nostra comunità, qui archese, dell'Altogarda, Rivana, Onaghese, eccetera. Quindi, con questo vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, anzi di avervi interessato con queste, queste cose curiose tratte dal libro Tanta Faiga e Soldi Miga, quindi tanta fatica e soldi pochi. Ecco, speriamo invece meno fatica e soldi tanti, questo, con questo augurio, quindi Faticare poco e guadagnare molto, non so se è un augurio, è un auspicio, ma è un'utopia. Comunque con questo auspicio, poca fatica e tanti soldi, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.